Gli occhi del mondo sono puntati in questi giorni sul Brasile, dove si giocano i mondiali di calcio. Per noi è l'occasione di parlare, del Brasile, terra bellissima e anche molto complessa, con un osservatore anche particolare. È con noi Don Luca Niccheri, prete fiorentino, missionario Fidei Donum a Salvador Bahia, che in questi giorni è a Firenze, ma, a breve, ritornerà nella sua parrocchia brasiliana. Ecco, allora, Don Luca, partiamo proprio dai mondiali di calcio. Ecco, come si vive, come si vivrà questo grande evento planetario, tra la gente brasiliana? Sicuramente c'è una grande aspettativa. È un po' ambivalente, da una parte questa voglia di mondiale, sia questa voglia di calcio, che di calcio è stupendo, questa esperienza di essere sotto gli occhi del mondo e quindi anche sentirsi valorizzati, eccetera, e poi c'è tutta l'altra parte delle contestazioni sulle spese, si potevano spendere meglio per altre cose, contestazioni di questo genere qui, che sono vere, anche se a mio giudizio sono molto pompate da interessi politici. A ottobre ci sarà l'elezione del presidente e l'opposizione, che è molto contigua a tutto il sistema di informazione che c'è in Brasile, ha tutto l'interesse perché questi giochi si risolvono in un successo per il governo. Quindi c'è anche questa parte qui che da questo lato del mondo si vede meno. Quindi una parte contraddittoria, diciamo, insomma. Ecco, Insomma. ora facciamo un passaggio azzardato dai calciatori milionari, dai mondiali milionari che verranno visti in tutto il mondo, i social network. Ecco, passiamo invece ai bambini di strada. Sappiamo appunto che nella sua missione si occupa proprio di offrire ai bambini un futuro migliore, attraverso la scuola e anche attraverso la formazione al lavoro. Come stanno andando questi progetti? Sì, noi abbiamo un progetto, il progetto Beija-Flor, sostenuto, incoraggiato e sostenuto da Agatha Smeralda qui di Firenze, che accoglie i bambini più poveri e cerca di dargli questa educazione e accompagnamento fino a quando saranno grandi. Come stanno andando le cose? Lì la situazione è sempre molto difficile, nonostante il paese cresca economicamente, ma prima di arrivare a attaccare i grumi solidi di povertà un po' ci vorrà, e nel frattempo questi ragazzi rischiano di vedersi passare davanti lo sviluppo e di rimanere a piedi, e questo mi dispiacerebbe molto. E come va? Questo è il nostro terzo anno, stiamo imparando anche velocemente. Io credo che l'equipe di quest'anno l'ho vista molto più preparata, molto più motivata, molto più coesa, e questo mi fa molto piacere. E la grande difficoltà, specialmente in tempi di crisi, è mandare avanti. Per cui sto facendo il frate da cerca in questo mese in una maniera quasi imbarazzante. Per trovare fondi per portare Sì, avanti sì. questa cosa. Ecco, c'è anche un'altra ricorrenza importante. L'anno prossimo saranno 50 anni dall'arrivo a Salvador Bahia di Don Renzo Rossi, il primo prete fiorentino in Brasile. Ecco, come si è sviluppata questa presenza missionaria fiorentina, ma non solo, anche quella, toscana in questi anni? Io non ho i dati, ma l'impressione è che ci sia stata una bellissima fioritura dopo il nostro pioniere Renzo, che ha coinvolto diversi preti, religiose, laici. È una presenza che a volte ci si scorda, ma che è stata importante anche per la diocesi fiorentina. Pensiamo a Maria Grassi, per esempio, ha fatto un lavoro molto bello. Ultimamente vedo questo fenomeno in contrazione. Ecco, in questo momento lì in Brasile siamo rimasti due di Firenze, siamo due a Salvador, uno in Tocantins, c'è un altro paio di nostri preti sempre di Firenze
in Perù, sempre in Brasile, non di Firenze, ma vicino, diciamo così, e amico perché abbiamo lavorato insieme quando eravamo ambedue direttori del centro missionario. C'è il vescovo di, dov'è lui? Fiesole. Sì, è originario di Fiesole, ora non ricordo la diocesi, però Don Gabriele ormai, che non ho più avuto il piacere di incontrare in Brasile, ma è un piccolo segnale di alcuni dei doni che si riesce a dare, al di là dei grandi doni che anche si riceve. Ecco, appunto, torniamo proprio su Don Gabriele Marchesi, che è Marchesi. fiesolano di origine, insomma, per molti anni impegnato nelle missioni qua in diocesi, qua in Toscana, e poi ha scelto di seguire anche lui la via missionaria in Brasile. È raro che un vescovo sia un vescovo non brasiliano e quindi magari anche un toscano. In realtà lì a Salvador abbiamo avuto due o tre vescovi italiani nel giro di poco tempo, ausiliari, che però poi dopo passano titolari in altre diocesi, per cui pensavo fosse più raro, invece ho visto che è un scambio abbastanza tranquillo. Per i brasiliani avere un vescovo che non è brasiliano? Non ho notato problemi o differenze o atteggiamenti diversi rispetto a un vescovo brasiliano, sinceramente non li ho notati. Probabilmente perché sono già abituati alla presenza missionaria dei Sì, sì, sì. sacerdoti, insomma, quindi. Ecco, accennava prima alle difficoltà di reperire fondi per queste opere importantissime che Purtroppo. state portando avanti là. Ecco, se uno volesse darvi una mano, una cosa concreta per potervi aiutare. Ma il bello sarebbe, noi abbiamo, il nostro progetto si chiama Beija-Flor, sarebbe il colibrì, perché il nome viene da una storiellina, parla di un incendio nella foresta, tutti gli animali che scappano, a un certo punto il leone si ferma, vede il colibrì che va al fiume, prende una goccia, la butta sul fuoco e continua. A un certo punto lo chiama e gli dice, ma scusa, cosa fai? Spengere il fuoco da solo? E lui gli risponde: no, però sto facendo la mia parte. Se riuscissimo a fare gruppetti, persone, amici, ciascuno facendo una cosa durante l'anno, un pranzo, una cena, una sensibilizzazione per una comunione, una sensibilizzazione per un matrimonio, se c'è stato degli amici che hanno fatto delle recite teatrali, ecco, moltiplicando queste iniziative, facendo una cosa l'anno in vari gruppi, sarebbe un grosso aiuto. I canali sono semplici, il centro missionario diocesano, il progetto Agata Smeralda, non c'è problemi. Ognuno può portare la propria goccia. Torniamo Uno può portare la propria goccia, sì. Torniamo ai mondiali. ai mondiali. Torniamo ai mondiali. E una domanda, ma che è anche una curiosità. In una ipotetica finale Brasile-Italia, che tra l'altro sarebbe anche la rivincita di almeno altre due finali, Messico 70 e USA 94, Don Luca Niccheri da che parte starebbe? Allora, io intanto scappo perché non è impossibile star lì a fare un tifo in quel contesto. Naturalmente starei dall'Italia come ogni buon straniero che è patriota a prescindere. Sarebbe una tragedia per me sia che l'Italia vincesse sia che l'Italia perdesse, perché mi fanno morbido in tutti e due i casi, per cui spero non arriviamo a questo. E se il Brasile vincesse, cosa Il francese mi succede? fa piacere, chiaramente dopo l'Italia io faccio il tifo per il Brasile. E là cosa succede? Di tutto. Di tutto. Ringraziamo Don Luca Niccheri di essere stato con noi e l'appuntamento con la prossima intervista e alla prossima puntata.